Ospite negli studi di nonsolobenessere.tv la dottoressa Sara Polli, ben ritrovata Sara, grazie. Grazie a te, Sonia. Quando sono con la dottoressa Polli mi torna in mente il titolo di uno dei libri del dottor Duranti, Un medico per amico, e proprio parafrasando questo titolo mi viene da dire una farmacista per amica. Proprio così, perché la dottoressa Polli non solo, come molti di voi probabilmente sanno, è molto competente in fatto di salute, di benessere, di alimentazione, di disintossicazione, ma è anche una fonte veramente inesauribile di conoscenza in quanto a cura della nostra pelle, cura della nostra bellezza, come scegliere i prodotti migliori che sono in commercio e perché sceglierli, insomma, c'è veramente moltissimo da scoprire. È così, Sara? Assolutamente sì, è un percorso lunghissimo. Hai citato il dottor Duranti, è proprio da lì che ci siamo, a lui è che ci siamo ispirati. Partendo dal circolo virtuoso del benessere, abbiamo seguito tutto un percorso basato sull'alimentazione, su cosa mangiamo, scegliendo i prodotti, gli alimenti migliori per la nostra salute, e imparando a muoverci, a fare sport, utilizzando attrezzatura altamente tecnologica. Pensa che noi in farmacia cerchiamo, studiamo, proviamo noi stessi quasi tutti i prodotti che vendiamo e ci piace andare in giro per il mondo e cercare il miglior prodotto che è sul mercato. Per quanto riguarda lo sport, abbiamo dei tessuti altamente tecnologici. Abbiamo parlato di disintossicazione, il percorso è fatto anche di gestione del sistema neurovegetativo e di micronutrienti, e proprio sui micronutrienti facciamo lavori che durano alle volte anni per Eh sì, eh cercare sì. il micronutriente migliore, il prodotto migliore, l'olio di pesce più puro, più bidistillato. È così, voi dovete sapere che la farmacia della dottoressa Polli in realtà sì è una farmacia, quindi si vendono i farmaci, ma è veramente un posto dove trovare l'eccellenza di ogni, come diceva la dottoressa, settore, per esempio abbigliamento tecnico importante, integrazioni di alto livello, ma vi devo anche dire delle creme speciali, veramente che vengono scelte in base a criteri opportuni, gli oli, i saponi, insomma, veramente più che una farmacia. Come possiamo chiamarla? Un centro di benessere, si può dire. Sì, Ecco. un centro salute, la casa della salute, la casa del benessere. È così. Pensa che addirittura ci occupiamo veramente di tutto, addirittura siamo andati a cercare i detersivi che, diciamo, più delicati per i nostri capi e che quindi non contengano sostanze chimiche, ma a base di enzimi e quindi sono delicati anche con la nostra pelle, Rispettosi rispettosi dell'ambiente, della dell'ambiente, persona. della nostra. Esatto, la maggior parte, tutti i nostri prodotti non sono, che scegliamo non sono testati sugli animali, quindi ci occupiamo dei capelli. Lo so, eh. E sui capelli devo dire che moltissime domande mi arrivano. Amiche che, dico amiche, ma in realtà ci dovremmo rivolgere anche agli uomini, però voglio dire amiche, amiche che mi scrivete cosa usi per i capelli, cosa usi per i capelli, troppe domande, vedrete che avremo da fare alla nostra amica Sara Polli. Quindi insomma, veramente Sara, ci vedremo spesso, continuiamo a parlare a coloro che ci seguono e cerchiamo insomma questa conoscenza che tu hai grazie alla tua esperienza, alla tua ricerca e a tutte le persone che collaborano con te e con noi di poterla consegnare e divulgare anche a chi ci segue. Molto volentieri, Sonia. Grazie, grazie dottoressa Sara Polli e come vi dicevo quindi non perdetevi assolutamente le prossime puntate con la dottoressa Polli, vedrete che ve ne racconteremo veramente, è il caso di dirlo, delle belle.